Consigliere Romeo, istituzioni impegnate a sostegno della Siria dopo aver ospitato il Vescovo di Aleppo e la volta di questa associazione. Sì, assolutamente, come aveva già abbondantemente detto il Vescovo di Aleppo, l'importante è cercare di fare in modo che insomma, i siriani restino lì, di non farli scappare via tutti. Quindi questa iniziativa di questa associazione, che ovviamente vuole aiutare i popoli a casa loro, che si chiama Amici dei Bambini, la riteniamo un'iniziativa lodevole, cioè nessuno vuole lasciare la propria terra se non è costretto a farlo. Noi lo diciamo anche politicamente, questo può essere un meccanismo per cercare di favorire il fatto che le persone restino là, aiutarle a casa loro, l'abbiamo detto più volte, e questo potrebbe aiutare anche a contenere il fenomeno dell'immigrazione, perché sappiamo che tante persone sono costrette, obbligate ad emigrare. Di cooperazione internazionale si parla sempre poco e si parla solo di accoglienza, giusto accogliere, ma dall'altra parte bisogna anche e soprattutto aiutare le persone là. Ci sono tanti esempi di buoni interventi, anche con i fondi della Comunità Europea. Ricordo che Regione Lombardia ha messo a disposizione 2 milioni di euro nel proprio bilancio per la cooperazione internazionale e quindi queste iniziative vanno assolutamente sostenute. Ma quindi...